Si è svolta questa mattina la commemorazione della strage di San Polo. 80 anni fa, il 14 luglio, alle porte di Arezzo, i soldati tedeschi trucidarono 65 persone tra partigiani e civili, compresi bambini, donne ed anziani. Una cerimonia particolarmente toccante, grazie alla presenza della giornalista tedesca Laura Evert. Suo nonno, il colonnello Wolf Evert, fu il comandante nazista che dette l'ordine ai soldati tedeschi in ritirata di compiere il terribile eccidio. Laura Evert ha deciso così di essere presente e chiedere scusa per la crudeltà di suo nonno. Sì, una cerimonia emozionante, devo dire, che, come dicevi, è stata arricchita, se vogliamo, dalla presenza della nipote di colui che ordinò la strage di San Polo e magari chissà altre quante altre stragi questa persona aveva fatto partire. Non era una cosa scontata e devo dire che ho apprezzato moltissimo che la nipote abbia chiesto, che Laura abbia chiesto scusa per suo nonno per colpe che lei chiaramente che non ha. Penso che in questo momento particolare che stiamo vivendo, questi gesti vadano evidenziati e spero davvero che non ce ne siano tanti altri. Marcello, il suo bel discorso ha toccato un punto fondamentale: prendere le distanze da tutti i fascismi, da tutti i nazismi, visto quello che sta purtroppo succedendo in Europa. Bisogna farlo perché quello che è accaduto può accadere di nuovo e Primo Levi ha perfettamente ragione. I regimi autarchici che stanno crescendo nella nostra Europa richiedono una forte presa di distanza da parte di chiunque crede che la democrazia sia un valore. È un impegno collettivo delle istituzioni senza tentennamenti. Su questi temi non si può tentennare perché bisogna scegliere qual è la parte giusta della storia da cui stare. E io scelgo la parte della libertà, dei diritti per tutti, una scelta non semplice perché la libertà è come l'aria, senti che manca quando non riesci a respirare, allora hai bisogno giorno dopo giorno di innaffiare la libertà e innaffiare i diritti. È un lavoro collettivo e io me ne prendo carico in rappresentanza di tutta l'istituzione regionale. C'è bisogno di mantenere viva la memoria, di ricordare i caduti della Resistenza, di rendere loro omaggio, ma soprattutto anche di riaccendere e di trasmettere i valori che animarono chi si mise a combattere contro il nazifascismo per recuperare libertà e dignità del nostro popolo. Da lì, dalla Resistenza, è nata la nostra democrazia, la nostra libertà, il fiore più bello che è la nostra Costituzione, che ancora oggi deve essere pienamente attuata, e credo che dobbiamo tutti quanti essere vigili nei confronti dei rigurgiti invece che ci sono, e essere operatori di pace. Abbiamo delle guerre che sono alle porte dell'Europa, abbiamo ogni giorno la sensazione che l'odio, l'antisemitismo, il razzismo sono ancora in mezzo alle persone, e credo che invece dobbiamo tutti quanti respingere questi sentimenti, perché quello che è accaduto potrebbe di nuovo accadere. E credo davvero che noi ad essere qui siamo i testimoni e siamo quelli che devono raccogliere i valori e le indicazioni che sono venuti durante la resistenza alla guerra di liberazione per costruire un futuro che sia un futuro basato sulla pace, sulla solidarietà, sul ripudio di ogni atteggiamento e di ogni sentimento che sia discriminante e che sia di odio. C'è molto da lavorare, siamo in una fase molto delicata anche da questo punto di vista. Credo che le istituzioni in primis, ma ogni cittadino abbia il dovere e il compito di testimoniare e di trasmettere la memoria della Resistenza. Diciamo che nell'occasione dell'ottantesimo si è verificata questa circostanza, no, che ci ha fatto incontrare con una delegazione, diciamo, di giornalisti tedeschi, fra cui anche questa ragazza, nipote del comandante che coordinò, insomma, quelli che erano gli eccidi poi qui successi a San Polo. E quindi una testimonianza vera, no, reale,
di chiedere perdono, in questo caso ai familiari, non certo a noi, insomma, ma in senso generale è un momento importante in cui tutti quanti oggi abbiamo bisogno di guardare avanti per affrontare le sfide che ci aspettano, che sono tante e che vanno affrontate tutti insieme. Quindi anche chi ha le radici diverse del passato, condividendo i valori che sono l'espressione della resistenza, questo è un momento in cui dobbiamo percepire l'importanza di questi momenti di incontro e di confronto.